E veniamo a parlarvi di Temptation Island 3, che ieri sera è andata in onda la prima puntata. A proposito, se è piaciuta la puntata? Oltre Fabio Ferrara e Ludovica Valli, avete già altre coppie che vi sono piaciute? Pensavate di trovare altre coppie che invece non avete visto? Vi piace la location? Insomma, immagino come ogni anno che siano proprio tante le domande che vi state ponendo in questo momento. Ovviamente fra le prime domande ci sarà quella su Fabio Ferrara e Ludovica Valli. Già, perché dobbiamo darvi una grossa notizia. Mentre ieri sera è andata in onda la puntata iniziale di Temptation Island 3, in realtà nel luogo reale stavano facendo i bagagli per tornare nelle rispettive case. Scrive infatti Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island 3, nella sua pagina Instagram. Questa mattina alle ore 2 finito il falò, ho festeggiato per il terzo anno consecutivo il compleanno qui a Temptation. Ne sono onorato. Colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che lavorano per questo programma. Ringrazio anche voi per il calore e l'affetto che mi dimostrate. Ora ve lo dico sinceramente, io di tutte e sei le coppie ho notizie unicamente su Fabio Ferrara e Ludovica Valli. Sto ovviamente cercando notizie anche per le altre coppie. Ludovica Valli e Fabio Ferrara a Caserta, a casa di lui. Fabio e Ludovica non avevano iniziato la trasmissione nel migliore dei modi già al primo falò. La coppia aveva palesato i suoi problemi, che pare erano andati acuendosi al secondo falò. Ma alla fine, nel falò conclusivo, Fabio e Ludovica sono riusciti ad appianare tutti i loro problemi e a lasciare insieme la trasmissione. So che è poco, ma per il momento sono riuscita a sapere solo questo. Ma sto lavorando per voi, questo sappiatelo. Insomma, prima o poi qualche coppia aprirà bocca e vi saprò ragguagliare anche sul resto. Per il momento però vige il massimo riservo su tutto quello che è successo e che vedremo nelle prossime puntate.